Salve ragazzi, sono Iata e bentornati su The Binding of Isaac Rebirth. Ci troviamo. Avevamo detto se forse facevamo una run con Maddalena o forse iniziamo a fare qualche challenge. Vediamo un po' innanzitutto come stiamo messi. Eden ha battuto Satana, Lazzaro ha battuto solo il cuore, Azazel solo il cuore, continua a stupirmi. Non abbiamo ancora sbloccato Sansone. Eva ha battuto sì, Sansone ha battuto Satana. Anche Giuda ha fatto anche la boss rush. Kaino in via del tutto eccezionale è riuscito a battere Isaac. E stranamente Maddalena e Isaac mai usati quasi. Ok, challenge. Vediamo un po' come possiamo utilizzare. Iniziamo da qualcosa di. Qualcosa che non sia da omicidio. Facciamo computer savvy, che è abbastanza. Mi pare che è quella che abbiamo tutta la roba della tecnologia attaccata già. E infatti. Allora abbiamo quindi tre oggetti che sono Technology, Technology numero 2 e Spoonbender. Che praticamente Technology fa questo, il raggio laser continuo. Technology numero 2 spara raggi così e Spoonbender fa in maniera tale che questi raggi abbiano l'homing. Come vedete praticamente sfondiamo tutto. È per riscaldarmi con le challenge perché da parecchio che non le faccio. Ah, ovviamente nelle challenge, nella maggior parte delle challenge, perché alcune lo hanno, non ci sono le stanze del power-up. Mi pare che ci sia solo una challenge, mi viene in mente, che ha la stanza del power up. Per il resto, quindi, è molto più importante riuscire a entrare nei negozi e, cosa ancora più importante, il power up che capita dal boss. Però, essendo una challenge, c'è anche meno da esplorare perché effettivamente non dobbiamo andare a cercare la stanza del power up. Di solito una buona prassi in una challenge è proprio correre dal boss. Poi dipende sempre dalla challenge, perché una challenge come questa che parte con un setup già abbastanza sensato, nel senso che non ti castra. Effettivamente il danno c'è, spero che mi dia la carne come power up, che almeno mi aumenta la vita e il danno, però non si può pretendere più di tanto. L'unico problema che abbiamo con le challenge è che a volte partiamo con un setup che difficilmente possiamo mantenere, cioè nel senso, vabbè, vita. Ad esempio, se trovassimo una qualsiasi cosa che aumenta le tears, adesso a noi non serve a niente perché non abbiamo le tears. E mi è capitato una volta fare una challenge tipo questa e trovare tanto tears up, tears up, tears up. Ed è stata una cosa veramente stressante. Si è fatta uguale, però era veramente da rottura di scatole. Ok, vediamo un po' quanto resistete voi, piccolini. Ah, tra l'altro ho anche buone notizie dal punto di vista della DSL che tuttora manca. È stato riferito che settimana prossima, per essere precisi, mercoledì prossimo. Voi giustamente mi direte, ma io che ne so quando sarà il tuo mercoledì prossimo, vero? Il 5 agosto dovrebbero attaccarmi la linea. E io spero sarà così, però non lo so. Tra l'altro, contando che un paio di giorni dopo devo partire, è un po' un casino. Non so se riuscirò a uploadare tutti questi video prima di partire. Vedremo, spero di sì, però non si sa mai. Ok, io vorrei entrare nella course room, però ho un cuore di fede, quindi ecco, diciamo, ho mezzo cuore di fede. Facciamo una cosa, ma no. Niente, come non detto. Andiamo avanti. Tra l'altro non sto trovando neanche un centesimo. Dopo il discorso che ho fatto sull'importanza dei shop nelle challenge, non trovo centesimi. Bello. Oh, due ghisce. I ghisce sparano tanto in diagonale. E andiamo dal boss e male che vado torniamo indietro, dai. Oh, Larry Junior. Che con questo power up praticamente. Infatti, mi fa quasi pena. Vorrei non raccoglierli i due. E? Non mi ha droppato i. Ah no, è solo un tears up questo, ho detto una cavolata. Vediamo cosa c'è qui. Oh, la Godhead che ci può garantire sempre parti con Satana, che la voglio. Perché, come ho detto prima, le fonti di power up sono molto più importanti qui che diciamo che nel gioco tradizionale. Adesso andiamo alla corsa. Sperando di trovarci qualcosa di decente. Ci sacrifico in effetti mezzo cuore di fede che non potrò recuperare in nessun modo, però. Cioè, c'è un altro cuore di fede, ma come ben sapete, i cuori di fede. Non è proprio lo stesso. Ecco, sono venuto a vuoto. Quanto mi dà fastidio quando succede questa cosa. Ah, per una bomba. Bello. E vabbè. Allora, vediamo un po' cosa possiamo trovare. Ah, qui c'è il cuore di fede. Stavo per fare il danno. Forse qui però c'è la stanza segreta. Vediamo un po'. Sì, c'è la stanza segreta. Ah, che contiene una cacca dorata, quindi un pochettino di soldi li abbiamo ottenuti tutti assieme. E si va. È un po' un problema qui, perché non abbiamo ottenuto niente di che. Siamo praticamente
Adesso siamo come abbiamo iniziato, quando abbiamo iniziato il gioco, soltanto che abbiamo una. Come si dice? Abbiamo la possibilità di avere parti di Satana garantiti, perché abbiamo guadagnato una vita, l'abbiamo ripersa sacrificando la per Satana, e abbiamo un tier up che effettivamente non ci serve a niente, perché non spariamo lacrime. Ok, vediamo se riesco a ucciderle tutte. Oh, bravissimo. Oh, un altro cuore di fede. Ottimo. Allora, le mosche esplosive sono un po' una rottura di scatole. Ma queste qua a parte non sono esplosive, sono quelle che sparano radianti quando muoiono. Speravo di poterlo fare standomene nascosto. Perfetto. Bad guess, che equivale al niente dal punto di vista. Allora, niente di che. Io quasi quasi mi gioco i centesimi lì alla. Con il Beggard. Che non so come fare per. Ah no, basta mettere. Sì, basta mettere la bomba qui. Perfetto. Mi era venuto un dubbio su come raggiungere il Beggard. Ok. Ah, in caso non lo sappiate, uccidere uno di questi, o anche la loro versione demoniaca, o degli Hierophant, ottimo. Ah, uccidere uno di questi, a parte che provo a ucciderlo ugualmente, aumenta la possibilità che sponi Satana nell'apposita stanza, chiamala così, a boss sconfitto. Quindi, in caso non lo sappiate, ora lo sapete. Nel caso mio non è un problema perché ho la testa di capra, quindi. Non me ne frega assolutamente niente delle possibilità o altro, ho sempre i patti garantiti. In questo caso ho anche preso un danno assolutamente imbecille perché non ho capito ancora perché ha preso quel danno, ma vabbè. Dai. Io volevo sconfiggere anche questo coso, ok. Perfetto. Il nostro danno base è abbastanza basso. 1? Danno base 1, tecnologia abbassa il danno. Ok, questo non me lo ricordo. Altro danno imbecille. E qui urge un power up per il danno, eh. Spero che Satana provveda quando adesso si apre. Non mi ricordo come Technology interagisse con altri power-up tipo il Brimstone. Non mi ricordo chi sopra scrive chi. Comunque non vanno in sinergia bene, mi pare. Ok. Allora, un'Eternal Heart, un power-up completamente inutile. E vabbè, il Book of Belial. Io quasi prendo entrambi. Gappy Hireball e Book of Belial. Book of Belial lo conoscete come il power-up di base di Caino, scusate, di Giuda. Mentre la Gappy Hireball è questo oggettino che ci segue e che se colpisce i nemici gli fa danno. E più nemici sconfigge, più diventa grande e più fa danno. Fino a un cap che ora non mi ricordo quanto sia. Ora, vediamo un po'. Tanto il Book of Belial l'ho preso più per disperazione che per altro perché è un moltiplicatore di danno e noi abbiamo un danno base veramente basso. Eterna realtà che forse non avrei dovuto prendere. Oh, la Pretty Fight Poop. Che aumenta le nostre possibilità di trovare cose nelle cacche. Quindi, perfetto. Soldi, soldi, bombe. Pure perché ho fatto un bel investimento di vita da quel punto di vista. No. Però con la Pretty Fight Poop preferirei tenermi un pochettino le bombe per tentare lo shop, capirci. Abbiamo più possibilità di trovare roba nelle cacche, quindi abbiamo più possibilità di arrivare a quantità di soldi decenti per passare allo shop. Dai. Comunque qui ci aiuta parecchio lo Spoon Bender, cioè il piegatore dei cucchiai, mettiamolo così. E che belli questi effetti sono. È bellissimo quando succedono queste cose. Ok, andiamo avanti ancora. Oh, 2 anni a ricerca. Prima o poi dovrò guardare il nome ufficiale, di queste creature. Ok, sono indeciso se tentare di vedere quanto danno fa, quanto incrementa il libro di Belial. Vabbè, così si ci provo nella prossima stanza. Nemici? Sì. Almeno a due spero di arrivarci, sì. Penso di avere un danno pari più o meno a quello di Caino base, una cosa del genere. The Sun, ottimo, praticamente The Sun, se non l'ho già detto in episodi precedenti. Allora, restituisce tutta la vita, fa danno a tutti i nemici nella stanza e in più rivela la mappa. Non so sicuro se ha un altro effetto che adesso mi sfugge. The Sun fa praticamente tutto. Morto. Ottimo. Mi manca un'ulteriore stanza e basta. E poi sono pronto. E ho il libro di Belial nuovamente pronto. Che mi va benissimo. Anche se speravo di poter arrivare ai quei cacchio di 15 centesimi per prendermi un oggetto allo shop. Ma credo che non sarà il caso. Anche se effettivamente. Se ne ottengo anche solo un altro centesimo potrei sperare di trovare qualcosa in saldo. E qui no.
Proviamo per una stanza segreta. Come l'ho detto. Il tentativo ci stava però. Giro un pochettino per cercare soldi praticamente. Niente, però trovo un cuore di fede. Quindi va bene, tutto sommato. Il cuore non mi serve. Diciamo, non serve a niente. Alla qui. Niente, non ce ne sono più cacche. Le abbiamo distrutte ovviamente tutte prima di trovare la Petrified Pop, perché il gioco è molto. Ci vuole bene, mettiamo. E io tenterei qui per vedere se posso entrare nella challenge room senza. Infatti, posso entrarci. Oh, quello non è un. È una troll bomb. Io un po' se riesco a entrare nella boss challenge room senza. Se ne vale la pena soprattutto. Due forzieri normali. Ma sì, dai. No, non ne valsa minimamente la pena. Siamo sinceri, non ne valsa minimamente la pena di entrare qui dentro. Allora. Guardate che danno basso che abbiamo. E non mi voglio sprecare la. Come cacchio si dice? Libro di Belial, perché vorrei tenermelo per. Aspetta, ma se dovessi. Amnesia, che bello, mi sono dimenticato l'ubicazione della mappa. Ma vabbè, cose che capitano. Ah, e tra l'altro, oltre ad averla dimenticata, non posso neanche più ricordarla, cioè, ovvero, se adesso esploro, la mappa mi rimarrà comunque sempre preclusa. Dai, muori, Pip, muori. Tanto sei soltanto. Sei l'ultima fase, perché effettivamente sei una boss challenge, ci sono soltanto due fasi. E sto prendendo danni a go-go, eh. Ok. Cerco di star lontano, almeno vedo la traiettoria delle cose che mi colpiscono. E vediamo se droppa qualcosa. Un altro mezzo. Un altro Eternal Heart. Quindi abbiamo una vita completa. E tra l'altro abbiamo ottenuto anche centesimi che un pochettino desideravamo. Quindi io forse una capatina allo shop ce lo faccio. Sempre nella speranza di trovare qualcosa in saldo, eh. Non per altro. Non mi ricordo dove era lo shop però. Credo fosse di qua. Di qua. Fa niente, come ho detto, non ci vado al piano successivo. Entriamo e abbiamo Isaac contro Mega Fatty, che è il boss con più vita che potevamo incontrare. E tra 15 ci impiegheremo gli anni. E forse però il libro di Belial ci sta venendo leggermente incontro, perché facciamo un danno quasi medio. Non un danno da terzo piano. Soprattutto non danno da terzo piano con la challenge, però. Dai, muori. Muori Mega Fatty. Dai, stai lì buono. Cicciottino. Dai, sei quasi morto. Non mi fare scherzetti. Quale parte di non mi fare scherzetti non hai capito? Allora, Old Bandage, che ci aggiunge un contenitore per cuori. Quindi adesso con Satana abbiamo più possibilità di trovare niente, perché effettivamente abbiamo tutti i forzieri. Ok, ragni rossi. Assolutamente nulla. Tra l'altro qui dietro a Satana c'è una roccia, c'è sempre. E a volte potrebbe essere una di quelle rocce segnate che possono contenere oggetti, per quello ho cercato di far saltare anche la troll bomb lì dietro. E siamo arrivati alla Depth 1 e non abbiamo assolutamente niente di utile. Kissen Kitty, sì. Ok. The Hollow dovrebbe essere abbastanza facile da fare con. Allora, questo è un power up che di base è odiato, penso, dalla maggior parte della community. Praticamente se subiamo, non mi ricordo in base a quale criterio, però se subiamo più di tot danni o finiamo a tot vita, veniamo catapultati fuori dalla stanza. Che non è bellissimo, soprattutto quando ti ci sei sbattuto magari per completarla quella stanza. Oh, 15 centesimi, lo shop è nostro, anche se probabilmente a questo punto ci beccheremo grid. Perché siamo molto fortunati. Ok. Perfetto. Ero un po' preoccupato perché lo spazio per muoversi lì era veramente poco e quelli quando muoiono a volte. Oh, ok, riesco a colpirli anche frontalmente. Molto bene. Non ero sicuro di questo. E continuiamo a scendere allora. Oh, cacca. Cacchio ovunque. Cosa che mi va bene perché ho la Petrified Pup. Sarebbe carino se potessero. Se la Petrified Pup facesse droppare anche i nemici da. Però effettivamente mi rendo conto che è una cosa strana e difficile da realizzare effettivamente. Oh, perfetto. Ora, io le investo un paio di bombe sperando che mi paghino in cuori di fede. Non mi hanno pagato minimamente. Oh, vabbè, non è un problema la distanza con quando si ha technology.
Ah, uno è morto. Morto. Io sto ancora sperando di trovare uno shop. E ancor più sto sperando che non ci sia grid dentro lo shop, perché altrimenti mi potrei leggermente arrabbiare. Morti, morti, morti. Dai. Tanto, cosa che abbiamo qui? Two of Hearts. Rispetto a The Sun, non mi tengo The Sun. Se dovesse servire, mi tengo The Sun. Che è molto più versatile. Abbiamo trovato lo shop, tra l'altro. Ci siamo resi in mezzo danno imbecille. Entriamo. Non c'è grid, ma non c'è neanche niente di utile. Questa mi pare che... cosa faceva? Era chiave di mamma, mi pare da due chiavi. E in più gli oggetti mi sa quando... Vabbè, provo a prenderla. Mi pare che adesso quando ci sono gli oggetti raccoglibili, mettiamola così, tendono a lasciarne di più. Non mi ricordo però com'era il criterio preciso. Ah, in più ci ha lasciato due chiavi. Là. Con tutte queste bombe che stiamo trovando in questo momento, credo che convenga cercare anche la stanza segreta a questo punto. Un altro The Sun. Ottimo. Perfetto. Adesso, allora, cerchiamo qui. Potrebbe esserci. Tra l'altro vedete che nello sprite Isaac tiene la chiave di mamma. E cos'altro resta da vedere? So che andare a sbattere contro le fiamme, non fosse che Technology l'ha spente prima. Ho finito le idee, basta, torniamo indietro. Credo che mi sparerò direttamente il The Sun durante il fight con il boss, perché tanto ne ho un altro qui da portarmi sotto. Allora, Isaac contro The Fallen. Boh, libro di Belial. The Fallen dovrebbe lasciarci un oggetto pseudo decente, perché The Fallen, i suoi drop vengono dalla lista dei patti con Satana. Quindi effettivamente non può essere troppo schifoso l'oggetto. Cioè, capiamoci che è troppo schifo. Oh, Gimpy! Lo dovreste già conoscere, ma quando subiamo danni c'è una possibilità che droppiamo, di droppare un cuore di fede. Oh, la zampa di Gappi. Quindi è già il secondo oggetto di Gappi che teniamo. Soul Converter. Ma li con... No, me li tengo così, ma... E se dovessi diventare Gappi, non so se funziona con la... Come si dice? Con Technology. Però già il fatto di poter volare, piccole cose del genere, l'aumento di danno soprattutto, è interessante, anche se non dovessimo poter disporre dei poteri di Gappi di spawnare mosche blu, che tra l'altro avrebbero non il danno estremo a cui siamo abituati dai precedenti episodi. Allora, vediamo un po' qui dentro. Oh, due cuori neri. Perfetto. Oh, centesimi. Se sono fortunato riesco ad andare allo shop anche in questo... In questo piano. Se sono fortunato, qui sono un imbecille, ma non c'è altra definizione per me. E muori, 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 muori. Io qui una bomba ce la spreco, perché potrebbero droppare cuori neri o tarocchi. La ruota della fortuna, la temperanza, no, mi tengo del sole. La ruota della fortuna fa spawnare una slot machine, e la temperanza fa spawnare una macchina delle donazioni del sangue. Molto semplicemente. Dai. E morite. Avete una vita di niente e non muoio. Bah. Oh, cacche. Merda. Letteralmente. Oh, dai, 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 dai. Vabbè, ho già rimediato 4 centesimi qui dentro, quindi dovrei arrivare a 8. Non so perché ero convinto di più. Ah, c'è grid. Bello. Le mie speranze sono proprio finite di ottenere qualcosa di decente in uno shop. Speriamo che il boss paghi bene, perché più di quello ormai non ci resta, non ci resta altro. Ok. Ecco, sono riuscito a prendere danno nuovamente. Non so perché mi ha spawnato quel cuore rosso, devo essere sincero, non ne ho la più pallida idea. Ok, ci rimangono solo cuori rossi ora. Quindi le nostre possibilità, sto dicendo, le nostre possibilità di un patto con Satana si abbassano, ma mi sono dimenticato che avevo la Godhead. E penso sia stato un buon investimento a questo punto scegliere di prenderla. E dai. Perfetto. Rocce marcate qui non ce ne sono. Però qui abbiamo Larry Junior, che non c'entra assolutamente niente. Ah, è vero, potevo sfruttare Larry Junior come fonte per farmare monetine. Ma non so se era l'ultimo shop questo. Non mi ricordo se era Depth 2. Se è l'ultimo shop ormai le monetine ci faccio cavoli, però. Che ci si può fare?
Allora, c'è una stanza lì sopra e poi le stanze sotto. Quindi saliamo. Lasciamo perdere i tarocchi. Ok. È qui il boss. Che credo a questo punto sia mamma. Se non ho sbagliato a fare i conti. Altri soldi, che bello. Vabbè, abbiamo fatto bene alla fine a comprare la chiave. Isaac contro mamma. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. La tecnologia ci viene incontro perché possiamo colpire sia i mostri che spawna, sia la parte di mamma che spawna dalla porta. Ora, se spawna parecchia roba, posso usare il sole per, ecco, tipo così, per sfoltire. E praticamente l'abbiamo sprecato, però. È che non mi ricordo se devo, se rimaniamo solo qui o se dobbiamo arrivare più in fondo in questa challenge. Perché nella challenge il bersaglio di solito è arrivare o da mamma o nel cuore o da Satana. Da Satana mi pare poche che fanno arrivare fino da Satana, però. Ok, dai, manca poco, manca poco, manca poco. Mamma è morta. Effettivamente era l'ultimo boss da fare, quindi TSP Shot It Up, giusto per prendermi in giro, e concludiamo questa challenge, la prima challenge da noi fatta. Abbiamo sboccato Robo Baby 2.0. E ragazzi, nel prossimo video, non so, probabilmente faremo una run normale, forse con Maddalena, o forse un'altra challenge, non lo so. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, in caso un like è sempre gradito, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!